Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Suikoden 5 e niente, non vedevo l'ora di continuare. Quindi entriamo nella foresta per salvare questo bambino, Toma, e vediamo un po' anche come funziona finalmente la lotta, il combattimento e tutto quello che rappresenta Suikoden 5. Allora, salviamo in un altro slot, come sempre, ovviamente. E andiamo avanti. Qui ci sono due strade. Ecco, io controllo sempre per evitare di perdere forzieri. Ecco qua, prima battaglia. Ovviamente andiamo di auto, perché non c'è molto da fare qua. I nemici li possiamo gestire tranquillamente in auto. Punti abilità che vengono dati alla squadra. Poch e al solito fanfara di vittoria che... Qui ci sono dei cartelli che sono illeggibili. Qui c'è il primo forziere con una mega medicine. Pa, 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 pa. È rimasto vivo. Ecco qua, critico. Still got a long way to go. Giustamente George è completamente OP. Ovviamente. Eccolo là. Nel frattempo noi saliamo di livello, il che è una cosa totalmente positiva. Esatto. Esatto, non c'è dell'acqua, quindi è normale che sia arrivato fino a lì. Prince, over there. Owls attacking people. Prince, wait. There he goes, rushing into things again. Damn. Esatto. Combattimento. Allora. Questo è un nemico, questo ad ogni nemico, quindi facciamo così. Ok, uno è andato. Eccola. Si è infuriata tra l'altro Leon perché ovviamente io sono finito KO. Neanche me lo ricordavo potesse fare... una roba del genere. Qua è una rottura di palle in realtà. Perché non me l'aspettavo me lo shottassero così a prima battaglia. È un peccato perché non prende exp. George ovviamente è molto molto più abile, molto più forte. E questo è un peccato perché avrei potuto fare diversi livelli. Avrei potuto fare diversi livelli, però non è del tutto una cosa
negativa. How strange. I don't think I've ever heard of Ulss attacking people before. They sure looked awfully hungry. Are you all right? Huh? Oh. Don't touch me! Hey, don't disrespect the prince! So you're the prince, huh? Grandpa said you were coming, but I didn't think you'd have the guts. Huh? Don't huh me! How dare the queen's family even show their faces around here! Who do you think brought all this to Lord Lake anyway? Even those animals, they started attacking people because their forest is gone! They're hungry! Who knows how many people have been killed? And all of it... All of it! It's all the Queen's fault! È tutto colpa della regina. I see. The people of that town still cling to that dried up land, living out their pathetic existence. Arstadt? Well, I'm afraid all I can say is this. It serves them right. Your Majesty. How can I, you ask? How dare you, my own flesh and blood, ask such a question? Those people committed an unpardonable sin, that's why. For generation after generation, the Rovere family of Lord Lake had been our most loyal subjects. That's why for many years I had complete faith in them. That's why I looked upon them with such favor. But on that fateful day 2 years ago, they betrayed me in the worst possible way. They banded together and began a savage uprising, plunging the nation into confusion. They ravaged the East Palace and even stole the Dawn Rune. One of the three runes, the very symbols of the Falainan royal family. Such lawlessness, such treachery, such savage behavior. How could I possibly forgive them? And so I, Arshtot, the Queen of Falaina, brought down my judgment and vengeance upon them by the will of Providence. With the power of this, the Sun Rune. Esatto. So you see, no matter how much Lord Lake may continue to suffer, they got exactly what they deserved. With all due respect, Your Majesty, you have every right to be angry. But in Lord Lake, the damage extends to women, children, and the elderly, people who had nothing to do with the uprising. Silence! Do you dare tell me I was wrong? I do not make mistakes. The Sun Rune always lends its divine protection to the just. My path is the path of righteousness. My will is the will of heaven. To defy me is to defy the sun! Your Majesty! Ferret. Your Majesty, everyone is tired from their long journey. Perhaps we should adjourn for now and let them rest. Oh. Yes, I suppose you're right. I will hear the rest of your report later. For now, you may go and get some rest. È una situazione particolare. Vedete com'è cambiata subito la regina. È cambiata immediatamente.
Eh già. Esatto. Le vecchie zie. Che cosa hai detto? Ok, George e Sialidz hanno lasciato definitivamente la squadra. E quindi questa è un'occasione perfetta per poter girare tondo. Non ricordo se effettivamente io posso uscire dal castello. Credo di no. Eh sì. Esatto. Eh sì, devo andare necessariamente. Sì. Devo necessariamente andare dalla sorella, da Linslea. Però ovviamente noi prima facciamo un bel tour. No. Non mi ricordo perché qui dovrebbero esserci anche alcuni forzieri, alcune robe da prendere. Sì, qua ci sono le segrete. Dove per ora però... No, madonna mia, che palle. Ma poi non skippa i dialoghi. Cioè, non capisco perché non li skippa i dialoghi. Cioè, nonostante io premo X, non li fa skippare. Aspetta un secondo. Mostra tutto? Oddio, cos'era mostra tutto? Non mi ricordo. Andiamo, facciamo la prova. Ah, ecco. Esatto, perché quando fai mostra tutto posso skippare. Questa è la stanza di Sialidz, che però si sta riposando. No, lasciala dormire. Questa è la sala delle guardie. Non c'è nulla. Ecco, questa è la stanza della sorellina. Però ci andiamo dopo. Qui necessitiamo un po' di esplorazione. Qua dovrebbe esserci la sala della runa. È la sala inaccessibile. Bene, bene, che onore averla qui. Beh, dopo tutta la strada che ha fatto, il minimo che posso fare è dirle quel che so sulle rune. Sì, allora, cosa vuole sapere? Ecco qua. Beh, in poche parole non è facile. Ad ogni modo, dopo è scontato che lei sappia che il mondo è composto da forze, giusto? Acqua, aria, terra, eccetera, eccetera. E si combinano l'una con l'altra. Queste forze forgiano ogni cosa. Ora, ogni runa simboleggia una di queste forze, o così dicono. Certo, le rune risalgono a un'epoca lontana, prima che l'umanità comparisse, nessuno ne conosce la vera essenza. Beh, vede, chi ha una runa sul proprio corpo guadagna l'abilità di sfruttare il potere della runa. La runa dell'acqua conferisce il potere dell'acqua, la runa del vento il potere del vento e così via. Così puoi immaginare ciò che fa la runa del sole. Esatto, è la potenza del sole stesso. Ed è ciò che Sua Maestà usò su Lord Lake quando... vabbè, ma questa è un'altra storia. Ah, intende la runa del sole, la runa dell'alba e la runa del crepuscolo. Beh, la runa del sole è benedetta, dona prosperità al regno di Falena.
e la runa dell'alba e la runa del crepuscolo offrono protezione al regno, o così narra la leggenda. A differenza di molte rune, queste tre sono uniche e incredibilmente potenti. Soprattutto la runa del sole. Nessuna runa può reggere al confronto. Alcuni addirittura sostengono che sia una delle vere rune, nate insieme al nostro mondo al principio del tempo. Forse è meglio fermarci qui per oggi. Se scendessimo troppo nei particolari non finiremmo più di parlare. Quindi le True Runes, quindi una delle 27 True Runes, viene definita anche la runa del sole. Questa è la stanza del principe, con tanto di salvocristallo. Sala delle guardie, questa sarebbe in realtà la sala di Leon. Questa non so che stanza è in realtà. Vestito. Abiti raffinati. Ok, quindi qualche equip. Vediamo se effettivamente... Ah no, vabbè, meno 14, meno 16. Vabbè, come non detto. Allora, non c'è altro che effettivamente mi sa che dovessimo guardare al momento, perché abbiamo preso i forzieri, abbiamo parlato anche col tipo delle rune, quella dovrebbe essere la sala delle guardie. No, qua non c'è più nulla. Sì, credo che... Sì, credo di aver finito per ora. Possiamo andare quindi dalla principessa, così finalmente sblocchiamo... anche l'esplorazione della città, che è la parte più bella, perché a differenza degli altri Suikoden, qui in Suikoden 5 esplorare i villaggi o comunque esplorare le città aiuta. Ed è partita, ecco. Quindi è partita con Lady Mia Kiss, che sarebbe per l'appunto la guardia, in questo caso la guardia reale di Limsleya. Non era qua? Oddio. Mi ricordavo fosse alla uscita del coso, perché... No, ok. Allora non mi ricordo esattamente dove era Limsleya. Perché dice è partita con Lady Mia Kiss... Ah, forse era andata nella mia stanza. Sì, se non ricordo male, era andata nella mia stanza. Esatto.
Davvero, mandare il principe nelle province per un'ispezione. Ma cosa pensava di fare? Non dirmi che sta pensando di coinvolgerlo in politica in futuro. Ah, Lord Godwin e Lord Barrows non l'accetteranno mai. Un terzo giocatore nel loro tiro alla fune personale? Non solo un terzo giocatore, un regale e per di più un uomo. Ridicolo. Sì, un reale di falena. Sono sempre stati inutili. Beh, oltre ad accasarsi con gli stranieri, dico sul serio, il principe è un peso morto. Parole sagge. Well, you boys look like you're having fun. If you're gonna speak your mind, you should really pay attention to where you are. You never know, some rogue knight might slip out of the guardroom and come passing by. Okay? Eccolo. Kyle. Che stai dicendo? Stavamo solo chiacchierando, tutto qui? Beh, sì, ma non posso far finta di non aver sentito niente. Sono un cavaliere della regina, dopo tutto. Mi riferisco a quando avete sparlato del principe, dicendo che è morto. Cosa? Non essere ridicolo, non abbiamo mai detto nulla di simile. Non ha detto morto, ma un peso morto. Chiudi il becco, idiota. Oh, un peso morto. Ah, molto bene. A nessuno importerà che l'abbiate detto meno. Nemmeno a Sua Maestà, giusto? Sir Kyle, no. No, no, ti prego, no, ti scongiuro, per favore, io. Quanto vuoi per stare zitto? Su, via, va bene. Chiuderò un occhio, non sono una spia. Ma cercate di non sparlare di nessuno, ok? Soprattutto nei posti dove io potrei sentirvi. Cioè, ovunque. Signor sì. Va bene, faremo i bravi, promesso. Ora, se vuoi scusarci. Ehi, principe, Leon, ora potete uscire. Kyle. Ah, è il mio dovere. Ehi, tutte quelle cose che hanno detto, non preoccuparti. La corte pullula di queste gentaglie. Se passi il tempo a preoccuparti di ogni singolo individuo, diventi pazzo. Ah, già, è vero. Ve lo dico un po' in ritardo, ma Sua Altezza, Lady Leon, bentornati. Grazie. Ehi ragazzi, dovreste visitare la sala delle guardie dei cavalieri, della regina con me. Che ne dite? Principe, non puoi. Prima devi andare a salutare la principessa. Oh, stai cercando la principessa? In questo caso, a maggior ragione, dovresti andare nella sala delle guardie. Voi due non fate altro che andare in giro a cercarvi a vicenda e vi mancate sempre per un soffio. Si aspetti nella sala delle guardie e alla fine vi incontrerete là. Dai, andiamo. Ok, Kyle è entrato in squadra. E Kyle ovviamente è un'altra guardia a livello 20. Vedete, così come George, solo che per il momento ovviamente non vi servirà a nulla. Ecco qua. Ah, His Royal Highness. Hey. Huh. Where's His Majesty, Ferret? He went out through the back. He's a busy man, you know. Never mind that. Kyle, where have you been? Me? Huh. Nowhere. Just wanted to see the prince, that's all. That's all? Do you always take your duty so lightly? Your Royal Highness. Sir, you must be exhausted after your inspection of Lord Lake. Actually, I should have accompanied you on your trip, but His Majesty didn't give me the order. Of course he didn't. After all, Lord Lake is your hometown, isn't it, Galleon? Ferd wouldn't make you go there. The guy's not heartless, you know. Yes. But I have already been back there once. His Majesty needn't protect me. But Galleon, I don't see how you could ever come to terms with it. It's been 2 years, but the Queen still won't even let them rebuild. Man, talk about heartless. Hold your tongue, Kyle. Elenia?
Her Majesty imposed a suitable punishment on those traitors, plain and simple. She did what a queen has to do. And we, the Queen's Knights, have no business second-guessing her. Yeah, that's what you say, Elenia, but... Silence, Kyle. No matter the circumstances, the fact remains that the people of Lord Lake committed treason. They must serve their penance. I'm sorry, guys, but I think the Queen went way too far. Kyle, how dare you disrespect our Queen? The Sunrune is proof enough that this nation and Her Majesty have Heaven's divine blessing. It's only natural the rune's judgment would come down on anyone who dares defy Her Majesty's authority. If you ask me, I don't think Her Majesty has used the Sunrune enough. Yeah, right. You're starting to sound just like Lord Godwin. And on that note, I don't know if I can trust a knight who's merely a pawn of the Godwin family. Insolent fool! You're one to talk, seeing how you're just a mouthpiece for the Boros family! Ridiculous. You don't know what the hell you're talking about. That will be enough. Do you realize how disgracefully you're acting in front of His Royal Highness? We are terribly sorry, Your Highness. You are most kind, Your Highness. But we should be protecting the royal family, not getting involved in private quarrels that might affect our duties. Kyle, especially you. Huh? Me? Your manner of speaking sounds like criticism of Her Majesty. You should restrain yourself a little. That's all right, Zahak. Please, everybody, continue. Your commandership. Don't mind me. As you were. As you all know, Her Majesty has been troubled ever since the split between the two factions of the Senate. The Godwin faction has been gaining more and more power recently, which has caused Her Majesty much anguish. At a time like this, Her Majesty wants true loyalty from us, the Queen's Knights. Some people may believe that knights must give absolute obedience to their master. But that's not true loyalty. True loyalty means being able to speak openly about what you think is right and what you think is wrong. Of course, I'd be upset with any fool who thought he could criticize Her Majesty wherever and whenever he wanted. But at the very least, in this room, I want us to be able to express our views openly without fear. Guardalo, Kyle, fiero. Now, if there are any constructive opinions you'd like to share with Her Majesty, I'd be happy to pass them on for you. Understood? Yes, sir. Leon. Your Majesty? When you two have thoughts and ideas of your own, please don't be shy about sharing them with us. The Queen's Knights are known for their artistry with a blade, but they also have much wisdom and insight to impart. Be wise and heed their words. Yes, sire. Ovviamente Kyle ha lasciato la squadra perché non c'entrava nulla. Esatto. Perché qui c'è chi vuole utilizzare il potere, chi non vuole utilizzarle. Esatto, qui si parla un pochettino anche del passato.
di George. Per il mio bene. Sì, vabbè, ma tanto ora si incontrano qua. Appena esco dalla porta, se non ricordo male, c'è la scena dove si incontrano finalmente. Yikes, quite a welcome there. Gee, the princess sure is crazy about her big brother, huh? Oh, welcome back! I missed you so much! Princess, did you find your brother? Eccola. Mia kiss. Well, hello. Welcome home, Prince. You know, the two of you standing there like that, you look just like an armadillo father and daughter. Yep. Oh boy. There she goes with that nonsense again. Cercate di essere cordiali se volete ovviamente una più semplice, cercate di essere sempre cordiali con tutti i personaggi o con tutte le risposte che potete dare per facilitare anche qualche reclutamento. Mia Kiss, devo ricordarti che sei la mia guardia del corpo? Non starei mica sparlando di me, eh? No, certo che no, Sua Altezza, deve essere solo sognato. Lim, non ci si annoia mai quando sei nei paraggi. Oh, padre, sei tu. Sei andato a salutare tuo padre e non ti sei disturbato a venire a trovare me. Come hai potuto? Ehi, non essere così dura con tuo fratello. Gio non vedeva l'ora di incontrare anche te, sai? Ma padre, lo volevo vedere così tanto. È sempre via per qualche ispezione o altro ultimamente. Non lo vedo mai. E forse ripartirà già domani, è così? Beh, non proprio domani. Si fermerà un po'. Bene, meno male, almeno per una volta. Ma lo tieni occupato. Ma lo tieni davvero occupato, Joe, eh? Dove andrà la prossima volta? Beh, dato che è appena tornato, pensavo di aspettare un po' a dirglielo, ma credo non gli farà male saperlo. Joe, ti manderò a Stormfist a controllare i preparativi dei giochi sacri. I giochi sacri? Oh, il grande torneo di combattimenti, quello in cui verrà stabilito il mio futuro marito. Quello. Beh, sì. Sua Maestà? Non ti aggrada molto l'idea, vero, Sua Maestà? Certo che no, è ancora troppo giovane. Ma è mia figlia, e allo stesso tempo la principessa di questa nazione, non possiamo evitarlo. Beh, a dire il vero, Sua Maestà non sarebbe qui oggi se tu non avessi vinto gli ultimi giochi. Ehi, Joe, e tu? Mi odieresti se avessi un fidanzato? Certo, non potrei sopportarlo. Davvero? Ad ogni modo, chissà chi vincerà. Chissà chi si sposerà. Chissà chi sposerà la principessa alla fine. Puoi entrare nella lista degli aspiranti solo se sei almeno un senatore. Non è che mi interessi vederla, eh? Beh, io voglio vederla. E tu, principessa, scommetto che vuoi dare una sbirciatina. Beh, in effetti un po' curiosa lo sono. Oh, posso vederla pure io? Anch'io, ti prego. Allora è deciso. Dai, principe, andiamo. Vedi che anche il principe si sta interessando alla cosa. Bene, andiamo al palazzo del senato. Quindi Kyle, Mia Kiss e Limsleya sono entrati tutti in party. Ovviamente Limsleya non è membro attivo del party perché lei non combatte. Vedete, lei è praticamente nell'entourage come supporto. Perché?
Il convoglio, a differenza di altri personaggi, o comunque a differenza di altri Shikoden, dove il convoglio era solo ed unicamente mirato al appunto al portare personaggi così random, questa volta come ve lo posso far vedere? Ecco da qua. Praticamente si potranno utilizzare dei personaggi che daranno del supporto. Supporto che poi potrà essere utilizzato per farmare più in fretta o comunque avere anche degli aiuti in battaglia. Ora, in questo caso l'Imslayer non dà niente, perché non dà nulla, essendo comunque un personaggio così totalmente, diciamo, non inutile, però è un personaggio minore in questo caso, anche se il suo ruolo da all'interno del gioco sarà da vera protagonista, ma è un ruolo minore per il momento. Ho sentito quanto avete detto, mi pare divertente. Eccola. Oh, Lady Sialitz, bentornata. Oh, zia Sialitz. Pensavo dormissi in camera tua. Oh sì, nel paese dei sogni, nel mio morbido, caldo e comodo letto, quando tutto d'un tratto... Daveggio! Eravate voi, vero? Lim o Miakis? Beh, mi avete svegliata. Milady, mi lasci spiegare. È stata la principessa a fare tutto quel baccano. Io stavo soltanto lì. Ehi, Miakis. Cosa? È la verità. Perché? Beh, non è un po' colpa tua, zia Sialitz, dormire nel bel mezzo di una giornata come questa? Anche Joe, Leon e George sono appena tornati, ma non stanno poltrendo. Forse è l'età che avanza? Minchia. Lim? Tua zia Sialitz non hai sentito bene. Potresti ripetere quel che hai appena detto? Eccola. Joe, la zia Sialitz mi fa paura. Cosa, Joe? Traditore. Beh, principessa, devi ammetterlo, sono state un po' indelicate le tue parole. Ci sono cose che si possono dire, altre che è meglio tacere. Oh, grazie mille, Miakis. Anche tu hai una delicatezza. Comunque, lasciamo perdere, ormai sono sveglia, volente o nolente. Andrete nel palazzo del Senato a vedere la lista degli aspiranti ai giochi sacri, vero? Vengo anch'io. Niente di meglio che una giornata intera in mezzo a tutte queste belle signore e ragazze carine. Giusto, principe? Risparmi il fiato per il viaggio. Su, andiamo. E anche Sialitz è in squadra. Ok, a questo punto possiamo finalmente uscire dal palazzo, quindi possiamo finalmente girare per la città di Falena, però questa è una cosa che faremo ovviamente la prossima volta, perché salviamo ovviamente e la prossima volta ci dedicheremo finalmente all'esplorazione di Falena e vedremo un pochettino tutto quello che è il nostro entourage del reame. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima. Bye bye.